Qualunque cosa accada, non guardare in basso. Continui a ripeterti come un mantra. Il tuo amico sta ridendo di gusto guardando un video di gatti e tu non riesci a resistere alla tentazione. Solo uno sguardo allo schermo e chiedi di fermare il veicolo. Un vecchio compagno di viaggio è tornato, si chiama Mal d'auto. È presente da secoli. Il famoso medico greco Ippocrate descriveva come la navigazione in mare influenzasse il corpo più di 2000 anni fa. Il numero di ambienti in cui si può sperimentare questa spiacevole condizione è aumentato dai tempi di Ippocrate. Ora è possibile provare la malattia da movimento in auto, treni pendolari, giostre nei parchi di divertimento, aerei, assenza di peso nello spazio esterno e persino nella realtà virtuale e nei simulatori. Ma la vera causa di questa sensazione è ancora un mistero. Quando sei all'interno di un'auto che sta viaggiando sulla strada, percepisci l'interno dell'auto stabile come una roccia. Tuttavia, il sistema vestibolare nel tuo orecchio interno avverte il movimento. Ecco perché, anche se viaggi in un ambiente completamente buio, il tuo corpo sa ancora che sei in movimento. Ed è per questo che i tuoi sensi iniziano a contrapporsi, dibattendo se sei in relax o in velocità. Il tuo sistema vestibolare è composto da tre tubuli semicircolari, ognuno dei quali è responsabile di un tipo di movimento: su, giù, da un lato all'altro e avanti e indietro. Ci sono anche due sacche sottili piene di liquido. Quando ti muovi, il liquido ondeggia, solleticando questi peli e inviando messaggi al tuo cervello su come ti stai muovendo. Questo sistema ti aiuta a percepire l'orientamento, la velocità e gli angoli del tuo corpo. Ma se i tuoi occhi iniziano a raccontare storie che non corrispondono alle avventure rocambolesche dell'orecchio, è allora che inizia la turbolenza gastrica. E non riguarda solo i veicoli in movimento. Anche guardare un film, specialmente uno di quei fantastici film in 3D, può essere una causa di questo dramma vertiginoso. Immagina la telecamera sullo schermo che si muove in modo selvaggio e sinuoso mentre sei comodamente seduto. I tuoi occhi hanno la sensazione di volare, mentre le tue orecchie inviano segnali opposti. Ed è in quel momento che la nausea inizia a farsi sentire. C'è un'altra teoria correlata che spiega perché ciò accade ad alcune persone. È legata al controllo della postura. Afferma che il mal di movimento non deriva solo dallo sfasamento delle informazioni sensoriali, ma anche dall'incapacità di adeguare la postura per ridurre tale discrepanza. Ha senso, perché spesso non è possibile alzarsi e raddrizzare la colonna vertebrale quando si è in un veicolo. Tuttavia, non ci sono abbastanza prove a sostegno di questa idea. Per alcune persone, tutto si conclude con una sensazione di disagio, mentre altre devono liberarsi completamente di ciò che sentono. Ed ecco un altro mistero del mal di movimento. Dato che riguarda gli occhi e le orecchie, come entra in gioco lo stomaco? Una teoria è che i nostri corpi stiano giocando una partita evolutiva qui. I mezzi di trasporto veloci sono un concetto piuttosto recente nella linea temporale evolutiva. I nostri antichi corpi non si sono mai iscritti a questa montagna russa sensoriale e stanno ancora cercando di capire come affrontarla. Ricordano che il modo migliore per gestire qualcosa di tossico è eliminarlo. Nel nostro passato evolutivo, sentirsi disorientati dopo aver mangiato qualcosa di tossico comportava una reazione di espulsione. Quella sensazione di disorientamento è abbastanza simile alla sensazione di mal d'auto. Quindi, quando il tuo cervello si confonde a causa del movimento, il tuo corpo decide che è il momento di tornare ai vecchi tempi in cui si eliminavano le tossine. Quindi ci colpisce tutti in modo diverso, e non c'è una ragione unica per cui alcune persone siano più inclini di altre. Dipende dalla salute generale e dalla presenza di certe condizioni. Potrebbero influenzare il funzionamento unito dei tuoi sistemi visivi ed equilibrativi. È anche comune che le generazioni più giovani ricorrano al sacchetto di carta più spesso dei loro genitori. Il tipo di viaggio che intraprendi gioca un ruolo importante nel determinare quanto mal d'auto proverai. Più lungo è il tempo in cui sei esposto a un percorso accidentato e maggiore è l'ampiezza del movimento, più gravi saranno i sintomi. Se ti trovi su una piccola barca durante una tempesta per più di 8 ore, preparati a una vera e propria sinfonia di sintomi fastidiosi. Tuttavia, se devi viaggiare in treno e il viaggio dura solo un'ora o poco più, anche i binari non perfettamente fissati non dovrebbero trasformare il tuo viaggio in montagne russe per lo stomaco. Anche il tuo ruolo durante il viaggio influisce su come ti sentirai.
Molte persone sperimentano la nausea da movimento quando sono passeggeri, ma non quando sono alla guida. Esiste una teoria secondo la quale tutto dipende dal grado di controllo che si ha sulla situazione. Come guidatore, sei informato in anticipo su ogni curva e deviazione della strada e decidi tu quanto velocemente o lentamente affrontarle. Sai sempre quando stai per premere il freno e l'auto si fermerà bruscamente. I passeggeri sono come ballerini di riserva che non conoscono i passi. Reagiscono dopo ogni curva e svolta, rendendo la festa della nausea da movimento ancora più selvaggia. Ecco perché una soluzione semplice in questo caso è occupare sempre il posto di guida se sai che il tuo corpo non tollera bene le strade dissestate. Se ciò è impossibile, la seconda migliore opzione è il sedile accanto al conducente. In questo modo puoi fissare la strada davanti a te e vedere in anticipo quali curve e cambi di direzione ti aspettano. Cerca di mantenere lo sguardo all'orizzonte, è la tua linea sicura. Anche quando passi sopra le buche, l'auto si muoverà su e giù allo stesso modo della tua visione. Non dovrebbe esserci un conflitto tra i due sensi e dovresti stare bene. Se viaggi in mare, scegli il punto mediano su una barca. A meno che non sia assolutamente necessario, cerca di evitare di viaggiare con un motoscafo e opta piuttosto per qualcosa di più grande e stabile. Su una nave da crociera, prenota una cabina nella parte anteriore o al centro, il più vicino possibile al livello dell'acqua. Quando scegli un posto a sedere sull'aereo, opta per quello vicino al finestrino sopra l'ala. È la sezione più stabile dell'aereo e anche se il volo dovesse diventare turbolento, sentirai meno, appunto, le turbolenze. Se viaggi in treno verso la tua destinazione, scegli sempre un posto rivolto in avanti, idealmente vicino al finestrino. Così potrai fissare l'orizzonte tutto il tempo che desideri. Assicurati di avere abbastanza aria e acqua. Se non ti senti bene, prova a sdraiarti, chiudere gli occhi e dormire un po' quando è possibile. Controlla la tua alimentazione prima e durante il viaggio. Alimenti pesanti, speziati, quelli con odori intensi e ricchi di grassi possono farti sentire molto peggio. Inoltre, evita tutti gli alimenti e le bevande che normalmente non ti sono congeniali o che ti fanno sentire insolitamente pieno. Al contrario, prendi un po' di zenzero. Solo un pizzico di polvere di radice di zenzero incapsulata un'ora prima di viaggiare e poi di nuovo ogni 2 o 4 ore durante il viaggio può aiutarti a sentirti meglio. È più facile a dirsi che a farsi, ma cerca di non pensare di avere la cinetosi quando inizi un viaggio. Le ricerche hanno dimostrato che può essere una delle ragioni per cui effettivamente ti sentirai male. Per lo stesso motivo, cerca di evitare la compagnia di persone che parlano di soffrire di cinetosi o descrivono le sensazioni di disagio nel loro stomaco. Cerca di concentrarti immediatamente su un'altra attività per tenere occupato il tuo cervello. Non può trattarsi di leggere o guardare video divertenti di gatti mentre sei in macchina, ma puoi pensare alla tua destinazione futura e alle cose che farai una volta arrivato. Di' a te stesso che questa volta non starai male. I placebo verbali si sono dimostrati efficaci in alcuni casi. Ci sono appassionati di realtà virtuale qui? Se state sperimentando un tipo moderno di mal di movimento chiamato cybermalattia, provate a ridurre la durata delle vostre sessioni in VR. Il vostro corpo dovrebbe adattarsi alla nuova realtà col tempo, ma ci vuole allenamento. Cerca di scegliere giochi in cui non è necessario muoversi molto, ma teletrasportarsi alla prossima posizione. Anche un visore con la giusta distanza tra le lenti sarà d'aiuto. Dovrai muovere gli occhi il meno possibile e dovresti sentirti meglio nel mondo della VR. Infine, assicurati di respirare correttamente e che la stanza in cui giochi sia ben areata.